Ciao ragazzi e benvenuti al primo episodio su come aggiornare il nostro motardino, in questo caso una Honda CRF 450. Oggi mi è appena arrivato uno scarico doppio della Leo Vinci, ve lo faccio vedere subito. Eccolo qui, due bei terminali di scarico che andranno a sostituire questo singolo che non mi fa impazzire. Speriamo di riuscirci in breve tempo, ma prima di cominciare col video vi ricordo di iscrivervi al canale, attivare la campanellina e magari a fine video commentare. Andiamo un pochino a scegliere i nostri attrezzi. In questo caso dovremmo prima smontare i fianchetti della moto per vedere sotto come è collegato lo scarico della moto e quindi poi provvedere a smontare quello che è messo nella moto e montare quelli nuovi. Le prime viti che bisogna smontare sono queste due laterali, una qui e una qui sotto. Quindi smontandole, una è da 10 e l'altra è da 8, partiamo con quella da 10, che è quella che regge sia la carena laterale che la sella. Ce ne sono due, una su un lato e una esattamente dall'altro lato. Mettiamo sempre da parte le viti perché altrimenti si potranno perdere. Cambiamo la chiave, prendiamo quella da 8 e andiamo a svitare quella in basso. Se la vite fosse un po' più stretta si potrebbe anche usare un cricchetto come sto facendo io adesso. Questo lato è andato, quindi il fianchetto esce fuori molto velocemente, lo poggiamo, andiamo a smontare l'altro lato. E smontiamo anche l'altro fianchetto, veloce veloce, sono totali 4 viti, quindi niente di emozionante. A questo punto, come potete vedere dalle immagini, lo scarico è fissato da questa vite qui e poi ha un blocco al telaio qui sotto e un'altra vite qui per sganciarla dal collettore. Quindi bisognerà allentare e svitare un po' tutto. Io partirei dalla vite che blocca lo scarico. Andiamo ora ad allentare anche quest'altra vite, ma prima di toglierla definitivamente vi consiglio sempre di allentare anche il collarino che blocca tutto lo scarico. Ora, avendo allentato il collarino, dovremmo riuscire facilmente a sganciarlo, speriamo bene. Quindi proviamo a tirare e in effetti facciamo una leggera rotazione e lo scarico è fuori, quindi un'operazione molto veloce. Perché ho smontato anche l'altro lato? Perché comunque il mio terminale, essendo doppio, dovrà essere montato anche da quest'altro lato, quindi dovremmo anche cercare di rifare un'asola per fissare lo scarico, però lo potremmo fare con calma, intanto montiamo gli altri due scarichi, tanto si reggerà sicuramente. Prendiamo gli scarichi e vediamo se riusciamo ad inserirli. Nel mentre il collarino era uscito, quindi lo rimettiamo in sede. Così poi da non perderlo quando andremo a inserire i terminali. E proviamo. Allora, la curva tocca qui, quindi dovremmo smontare. Allora, siccome non capisco cos'è che non va, ora facciamo una bella cosa. Oh. Estraiamo questo e vediamo cos'è che non quadra. Se l'imbocco effettivamente è uguale o meno. Si
siamo arrivati finalmente al momento di provare a reinstallare il collettore modificato, perché l'ho dovuto allungare. Bisognerà misurare di quanto dovrà essere allungato per collegare il terminale di scarico finale, e quindi ora andrò a ribloccarlo con i prigionieri e andrò a fare un po' di prove per poi accorciare questo pezzo di tubo sommato. In questo caso non servirà a stringerlo troppo, basterà comunque appuntarlo. E finalmente sono riuscito ad assemblare lo scarico. Ora ve lo faccio vedere più da vicino e vi spiego che tipi di modifiche ho dovuto fare per installarlo sul mio CRF 450, che non prevedeva l'uscita dei doppi scarichi bensì di un singolo scarico. La modifica più importante è stata fatta al collettore, perché come vedete da queste immagini finisce qui dove c'è il punto di saldatura, e abbiamo dovuto allungarlo di questa decina di centimetri. Ora ci manca ancora la molletta, perché devo acquistare la molletta. Abbiamo accorciato un po' il collettore dei due terminali per farlo entrare bene dentro, e perché comunque era lungo almeno altri 5-6 centimetri e poteva dare fastidio, in modo da poter avere il collettore il più vicino possibile al telaio e non far toccare la sospensione, la molla della sospensione. Continuando ad andare verso dietro, ecco i due terminali della Leovince montati, diciamo, in maniera dritta, non sembra abbiano avuto problemi. Vedete la differenza delle due fianchette laterali? Questa qui nasce già più bombata. Perché? Perché comunque in questo spazio veniva alloggiato lo scarico, invece da quest'altro lato la parte larga manca, infatti è più piccola di un dito. Quindi ho dovuto mettere dei distanziali qui in mezzo per allontanare la fianchetta, ho dovuto anche scartare la parte interna perché c'erano delle piccolissime, diciamo, dei piccolissimi spessori di plastica, non so per quale motivo, però non li ho tolti del tutto, ma li ho solo accorciati per poter appoggiare e far entrare bene il terminale. Vi faccio vedere anche la parte dietro. Qui c'è sicuramente molto più spazio, però diciamo che è accettabile. Vi faccio vedere gli imbocchi, veramente tanto tanto grandi, sono più grandi di due dita e mezzo, quasi tre. Quindi un bellissimo rumore, veramente tanto tanto rumorosi, e scoppiettano pure un bel po', sì, molto carini. E anche per questo video, ragazzi, è tutto. Io vi ricordo di iscrivervi al canale se vi è piaciuto, mettere un like, magari commentare e condividere con qualche vostro amico che ha la mia stessa passione e il mio stesso esaurimento. Ciao e alla prossima, e gas!